Buongiorno a tutti, sono Floriana, sono grafica e webmaster, social media manager e illustratrice. Lavoro come freelance e ho fondato il mio studio Floby Design nel 2011. Da piccola volevo fare la pittrice, sognavo di fare la pittrice e in qualche modo ci sono riuscita. Lavoro e mi sposto fra Genova e Sestri Levante, amo il mare e ho deciso di trasformare parte della mia casa in studio, dove però non sono mai sola. Vi presento il mio assistente Ercolino. Ciao Ercolino! Ciao! La grafica oggi è molto di più, non è solo progettazione. È il connubio fra una buona idea e un'altrettanto buona strategia di comunicazione con un pizzico di marketing. Tutto ciò deve essere malleabile nel tempo e proporzionata al proprio budget. Sono convinta che un buon progetto di immagine sia il 70% del successo di un brand. Il resto lo fanno le competenze trasversali, le piattaforme che si usano e i modi di comunicare. Questo è per me il design, visto come un insieme di tutte queste sfaccettature. Da un volantino all'interfaccia web, dal logo a un video promozionale fino a un post ben curato sui social. Con Floby Design io ho una missione: portare professionalità e conoscenza anche nelle piccole realtà come negozi, bar, locali, piccoli imprenditori, così da permettergli di essere una realtà importante, di rilievo nel proprio settore, di attirare nuovi clienti e quindi fidelizzandoli. I progetti che hanno gratificato maggiormente sia me che il cliente sono quelli appunto dove il progetto ha un inizio ma non ha una fine predefinita, ma non in termini temporali quanto in termini di confini progettuali. Per Green Bufflon, un negozio di prodotti alimentari campani, mi sono occupata del progetto degli interni e poi dall'etichetta alla gestione del sito e-commerce. Per la cremeria del Sasso la vera sfida è stata fare un restyling completo degli interni e della comunicazione spendendo il meno possibile e con interventi che non richiedessero opere murarie o sostituzione di arredi. E ancora per l'hamburgeria da Ste, progetto seguito insieme all'architetto Sonia Bertolone, addirittura il budget era zero. Quasi tutti gli arredi sono di riciclo e lavorati a mano. Progettare giochi da tavolo e carte da collezione è stata poi l'esperienza che più mi ha stimolata e formata nel tenere allenata la creatività. I tempi erano stretti, nuove idee erano la quotidianità e la capacità di adattarsi e differenziare lo stile per ogni singolo progetto era una sfida continua. Sono appassionata di colore e di arredamento. La mia tesi di laurea, infatti, è stato uno studio approfondito del colore applicato all'arredamento e all'architettura. Colore inteso come correzione architettonica, colore inteso come significato di un ambiente o ancora colore come psicologia, quindi veicolo di un messaggio emozionale. Mi sono ispirata a Kandinsky e Mondrian per portare a termine un mio studio personale di ricerca stilistica su forma, colore e significato. Non separato dal lavoro c'è poi la mia passione e la mia attitudine per la musica. Sono cantautrice e musicista in arte Doremiflo. Ho giocato molto con la mia immagine nel tempo, l'ho colorata di fucsia e questo forte impatto è rimasto nella memoria di chi mi segue. Per Doremiflo scrivo e produco tutti i videoclip con un iPhone. Vi ringrazio per aver guardato questa mia presentazione e vi do un consiglio. Curate sempre la vostra immagine.